jingle bell, jingles hold away. Home of fire is a right on a hop on today. Hey, jingle bell, ok basta. Prendiamo il letto, visto che è notte, lo portiamo in casa. Ci facciamo, allora, qui vedete, guardate Ganzo, cioè di là nevica e di qua non nevica. Le cose assurde. Ho fatto un errore grave, mi sono dimenticato di mettere le torce in casa. Poteva essermi fatale, ve lo dico. Qui ci facciamo il nostro lettuccio, bellino, 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 il comodino, bellino, 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 la lucina, bellina, 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 e si dorme. No, questa la posso levare. Buonanotte, speriamo di non impattare qualcosa di strano nei sogni, vi prego, eccoci. Dove sono? Perché? Perché? Perché si inventa queste cose? Eccoci, meno male. Cioè qui ogni volta che vai a letto è, non sai cosa ti potrebbe succedere. Perché non sai se morirai o no, vabbè. Ora mi si riempirà il tetto di neve, ve lo posso assicurare. Cioè non è mai capitato che piovesse mentre nevicava, cioè cose dell'altro mondo. E poi bello è che nevica in metà parte della mappa, nell'altra metà no. Questo è quello che mi fa incazzare più di tutti. E vabbè, ora possiamo levare questi perché il letto lì in mezzo non c'è più, non ci dà più fastidio. Li leviamo. La fornace, boh, per adesso si lascia lì. Ma questo grano, che è pronto o no? Io non capisco, non capisco, ve lo giuro, non riesco a rendermene conto. Boh, penso di sì, forse no. Iniziamo a riprendere un altro po' di legna, visto che ne abbiamo usato un sacco, e ci facciamo la porta della casa. Anzi, le porte della casa, perché faremo la casa a due porte. Visto che noi siamo veramente, veramente ricchi, e possiamo permetterci veramente, veramente tutto. E siamo veramente, veramente idioti, ok. Detto questo, ok, preso. Alberello qua, che è il posto magico dei desideri. E alberello qua, che secondariamente potrebbe nascere. Facciamoci queste specie, sottospecie di forti. 2, 3, 4, 5, 6, 2 forti. 2 facial paint. Sì, facciamocene 2, non si sa mai. Allora, le torce qui. Questa qui, la neve non mi serve. Non mi metto a raccattare la neve, se no tanto so come va a finire dopo. Va a finire, cioè ne raccalto un pochina. Però non faccio più di uno stack da 60 a 64, perché tanto dopo alla fine non la uso, mi riempie le ceste e basta. Allora, ora con il lag speriamo di non cadere. Guardate quanto è bella la neve. Peccato, non nevi anche qui. Un cubetto di una mano e basta, non c'è più niente. Ganzo. Ah, un'altra cosa. Con la neve, se non erro, sicuramente erro, i mob non nascano. Quindi ripulite subito la vostra zona mob spawner, perché non ci nascano, ve lo posso assicurare, gli stronzi non ci nascano. Vabbè, è inutile, io la levo perché tanto sta nevicando a diritto e ci riva ovviamente, sono veramente un deficiente. Se ci metto le torce non nascano i mostri, quindi è lo stesso discorso. Perfetto. Andiamo a sistemare le porte, vai, è meglio. Poi si fa anche una mela, questa me la prendo e me la mangio. Buon appetito, una mela al giorno toglie Aerobrand di turno. Va bene, basta dire cazzate. Una porta qui. Una porta qui. Special plate, diritto. Special plate, bene, eccoci. No, però storta è brutta. Aspettate un secondo. Qui, mettimela qui. Non la posso mettere qui. Va bene così, dai. Allora, esco, tata, e si chiude. Entro, tata, si apre qui la prossima. Va bene così. Allora, abbelliamo un pochino la casa. Abbiamo le canne da zucchero? Vado. Ma fa culo. Mi sembra di sì. Non vorrei dire una cazzata. Forse tre ce l'hanno date. Ce l'hanno fornite nel pacchetto iniziale. Una canna da zucchero? Siete veramente dei teppisti. Una canna da zucchero. Vabbè, ci accontentiamo. Allora, ci serve anche un cubetto di terra, ragazzi. Altrimenti. Un cubetto di terra. Qua. Poi da una diventeranno tre, poi si moltiplicheranno, bla 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 bla. Sfruttiamo quest'acqua. Mettiamo qua. Kanazuke. Ok, questo è il nostro piccolo angolo piantagioni. Niente di speciale, come vedete. Però meglio di niente. Già la casa. Adesso fa più comodo avere una casa, perché è brutto stare sotto la neve. Soprattutto per il fatto che ti si intrippano gli occhi e ti scoppia il cervello. Qui per la finestra mi è venuta una specie di idea. Allora, facciamo un crafting anche in casa. E lo mettiamo il crafting qua, in un angolino.
ci si fa una bella chest anche in casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, poi trasferiremo anche quella fuori, che laggiù è in un posto scomodo. La mettiamo per il momento qua. Qui ci metteremo l'altro. Lasciamo le palle di neve, che ci stanno solo antipatiche, abbiamo detto prima. Può lasciare anche questo. Si fa... sì, stavo per dimenticarmene. Allora, queste... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con 6 te ne da 2, quindi queste ne vengono altre 4. Almeno non stiamo con la finestra totalmente aperta. Siete d'accordi? D'accordi? Siete d'accordo? Già così sarebbe più carino, però così è molto più carino. Che ne pensate? A questo punto, mi servirebbe una pa... No, una pala, vedete? E qua più avanti possiamo fare anche una specie di terrazza, sì. Una specie di terrazzino, è molto carino. Quindi prendiamo un altro po' di stick e ci facciamo gli ultimi due. Ecco, portato male, vabbè, due vanno bene. E si fa così a proseguimento. Bellino, no? Ok. Casa è pronta. Ora, vi giuro, desidererei con tutto il cuore che smettesse di nevicare. Che voglio costruire, e se costruisco e poi mi ci neviga sopra è come se non avessi costruito. Questo credo che sia pronto. Adesso lo spaccherò, è pronto. Ok, abbiamo un grano, il nostro primo grano. Sei proprio un piantagrano, eh? Ma sei proprio un piantagrano. Lo mettiamo da parte e andiamo a riseminare il nostro monoseme. Che se andiamo avanti sempre a due semi qui non si finisce più per tutta la vita. Dobbiamo sperare che uno ce ne dia due. Allora, questa, vi giuro, odio la neve. Vaffanculo, levati. Ci vorrebbe ora che fa un caldo bestia, però nel mezzo no, grazie. Nel mezzo no, grazie. Allora, dunque, andiamo qua e prendiamo tutto veloce nella chest e la svuotiamo, la portiamo dentro, perché tanto tutte le volte arrivare qui a prendere questa non ha molto senso. Unica cosa, semmai, eccoci con la cobblestone che abbiamo, cerchiamo di non farla cadere. Non so se siamo intesi. Mettiamo questo qua, tanto quel bordo lo devo fare ancora, no? Sì. Ta. Prendiamola senza farla pe senza perderla. È importante, sono 8 di legno questi, eh. Io direi anche di spostare il crafting di mezzo. Cioè lo mettiamo in una parte un pochino più utile. Qui tanto non serve a nulla, in angolo. Ok. Qui ricordiamoci sempre che c'è la nostra roccia madre. Come si fa a ricordarselo? Bellina, sì, la roccia madre, ciao. Ok, bellino, così. Oh, mi era rimasto lì in mezzo. E il crafting lo spostiamo di conseguenza accanto alla nostra fornace. Ora, aspettate, vado a mettere tutto dentro, eh. Non vorrei perdere questa roba. Cadendo per sbaglio, non so, mi pigli pazzo, mi suicido. Qui dentro. La chest. Accanto alla chest. Oh, vai. Madonna, bruttosi. Sistemiamo, tutto quello che abbiamo. E poi ci rifacciamo l'inventario per bene, eh. Tanto. Allora, ci serve innanzitutto il pietrisco. Per prima cosa, per fare la nuova piattaforma dove si farà la zona alberi. Allora, io metterò a piantare circa 4 alberi alla volta. 4 si vanno più che bene. 4 alberi alla volta, tanto c'era legnale, ora ci dovrebbe bastare. Gli altri li metto un po' a giro per la mappa, anche per abbellire, per non spaccarli. Allora, le torce mi servono, questo mi serve. Qualcosa da mangiare mi serve. Mangiamo qualcosa. Eccoci, mi sono infettato. Cercherò di non muovermi per risparmiare. Guarda, mi manca fame 25. Allora, la pala. Per levare la neve. Poi. Questi, allora, blocchi d'erba ci si fa la piantagione. Però. Ah sì, ok. No, non andremo avanti solo con due semini, tranquilli. So già come fare. Allora. Io proporrei innanzitutto di fare il bordo di sicurezza nella zona mob spawner. Più per me che per i mob. Ha smesso di piovere. Da questa parte, no? Di qua piove ancora, guardate. Lasciamo perdere. Se più ci ragioni su queste cose, più perdi la testa. Allora, se noi facciamo 4 di questi specie di altari per gli alberi, prendiamo un grande spazio. E quindi tanta cobblestone. Noi li dobbiamo fare belli tutti là. Verso il là.
tipo con una specie di zona rialzata. E nello stesso contempo, intorno agli alberi, facciamo la piantagione di queste e di quelle, più quella d'angurie e di zucche. Quindi risparmiamo, cioè utilizziamo una zona per due cose, per la coltivazione degli alberi e con l'attivazione del cibo. Mi sembra una buonissima idea. Ora, se siete d'accordo, io taglierei il video adesso perché sta laggando un po' con la neve. E mi metto a scavare, ora lasciate il piccone dentro, mi metto a prendere un po' di pietra perché ovviamente 43 non mi basteranno mai. Io dico dovrò usare due o tre picconi di pietra per farlo, per prendere una bella scorta. Quindi niente, vi taglio il video, scusate se vi faccio tutti questi tagli, però preferisco non annoiarvi.